Buongiorno a tutti! Allora, oggi mi è arrivato questo pacchettino dalla SoFill, che è un'azienda che ho contattato io per una collaborazione. Questo è il pacchetto che mi è arrivato, non so se riuscite a vederlo, non ci sta tutto nella camera, ma vabbè. E adesso vi faccio vedere in che cosa consistono i loro prodotti. Apriamo insieme il pacchettino. Olè! Allora, dentro il pacchettino, come avrete già capito, si tratta di gioielleria. Allora, questa è la bustina che inviano in ogni pacchetto. Questo perché, se voi volete, potete anche mettere la scatolina dentro e magari fare un regalo. Insieme a quella arriva questa bustina. E dentro, appunto, ecco qui la nostra scatolina, che è bellissima secondo me. Bianca con questo fiocco celeste. Allora, qui c'è una piccola pezzina per poterli lucidare all'occorrenza. E dentro, tadan! Allora, come avrete capito, questi sono dei ciondoli simil Pandora. L'azienda infatti si occupa proprio di questa categoria di cose, ovvero tutti questi ciondolini che vanno dentro questa tipologia di bracciali. Questo l'ho scelto io, mi hanno chiesto infatti di scegliere un bracciale della collezione base. Io ho scelto questo morbido. Loro calcolano in centimetri le lunghezze, quindi si adattano perfettamente al vostro polso, e questa è una cosa molto molto positiva. Ha la tipica chiusura simil Pandora e qui c'è scritto SoFill. Non ha quegli intermezzi che solitamente hanno i Pandora per poterci avvitare i ciondoli in sicurezza, però comunque sia molto carino e penso che faccia comunque la sua porca figura, diciamo. Questo, se ve lo state chiedendo, è argento. Tutte le cose che loro vendono sono in argento. Ora passiamo a vedere gli charm che mi hanno inviato. Alcuni li ho scelti io, alcuni me li ha inviati l'azienda di sua iniziativa. Allora, questi sono i primi charm che ho tirato fuori. E devo dire che come design non è che mi fanno impazzire. Queste, appunto, è una macchinina e una roulotte. Vi lascio comunque sia i codici di tutti gli charm che vi mostro qua sotto. Sono carini, soltanto non sono molto a mio gusto, diciamo. L'unica cosa veramente meravigliosa è questa, guardate, se riesco. Si attaccano proprio come se fosse una macchinina e la roulotte, è una cosa favolosa. Questa è veramente molto 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 carina e, anche se non l'ho scelto io, devo dire che è molto nel mio stile. È appunto questa piccolissima macchinetta fotografica con il brillantino al centro. È fatta veramente molto bene, smaltata, e mi piace tantissimo. Passiamo ora ai ciondoli che ho scelto io. Questo è il primissimo e penso si sia capito, ed è appunto questo fiocco di neve che a me fa impazzire, è troppo bello. Sembrava già molto carino dal sito, ma vi assicuro che dal vivo sono molto lucenti, molto molto ben fatti, e me ne sono letteralmente innamorata. È carinissimo, lo adoro, è bellissimo. Ed è, ecco, così molto leggero, perché come potete vedere è tutto forato. È veramente veramente carino, mi piace tanto 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 tanto. Ultimo ciondolo che mi è arrivato, e questo l'ho scelto io perché adoravo il colore, guardate quanto è bello. Questo è a tema marittimo, dovrebbe essere tipo un mulinello, una cosa del genere, non lo so, è veramente stupendo, mi fa impazzire. Non so se si vede, ma qui sembra molto celeste, in realtà è di un azzurro chiarissimo, sbrilluccicoso al massimo, lo adoro veramente. Come potete vedere è molto leggero all'interno, ha uno strato molto molto fine e non so, boh, secondo me dà quel tocco di luce che in un bracciale serve sempre. Adesso metto tutti quanti i ciondoli sul bracciale e vediamo come viene. Ecco qui il bracciale con tutti gli charm, che lo trovo veramente carino, anche se magari questi due, ripeto, penso li toglierò perché non sono proprio a mio gusto. E adesso vi faccio vedere com'è indosso. Ecco com'è il bracciallino indosso, lo trovo veramente veramente carino, fa veramente una bella figura. E mi piace tantissimo. Come potete vedere l'ho preso abbastanza largo, ma questo perché mi è stato detto che una volta messi tutti i ciondoli, questo è una cosa anche dei Pandora se non ho capito male, il bracciale comunque sia tende molto a restringersi, quindi dato che vorrei completarlo, diciamo, ho deciso di prenderlo abbastanza largo. E poi a me in generale i bracciali non piacciono stretti. Certo, l'unico lato negativo, diciamo, è che questi ciondoli non saranno mai fissi, quindi fino a quando il bracciale non è completo tenderanno un po' a muoversi. Niente ragazze, questa era la mia review della SoFill, e in linea generica che cosa ne penso? Penso comunque sia che per il prodotto che vi danno i prezzi siano veramente ottimi, molto contenuti,
Le spedizioni ci hanno messo più o meno 3 settimane, hanno comunque sia lavorato molto in fretta per rielaborare il mio ordine, però viene spedito dall'estero e quindi ci vuole un pochino per farlo arrivare. Se volete regalare, diciamo, dei ciondoli di questo tipo, però avete un budget limitato, penso che sia un'ottima alternativa e penso anche comunque sia che alla fin fine siano gli stessi materiali, quindi viene anche un bel regalo, non è acciaio e quindi essendo argento è anche una cosina, diciamo, buona, e io ve la consiglio perché con me sono stati veramente A, gentili, B, efficienti, e le cose che mi hanno inviato sono di una qualità veramente ottima. Niente ragazze, io spero che questo video vi sia utile, che vi sia piaciuto, che cosa ne pensate, cosa pensate, diciamo, anche in generale di questi bracciali, di questo modello in particolare. Vi mando un abbraccio.